No, il risultato sicuramente non fa una grizza perché la vittoria l'abbiamo meritata, l'abbiamo conquistata attraverso grande motivazione, grande impegno, grande dedizione alla gara. Non abbiamo mai rischiato assolutissimamente niente, tranne un pallone innocuo che è stato calciato così involontariamente e ci stava beffando. Poi diciamo che la partita, le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. Devo dire che abbiamo incontrato una buonissima squadra, che io lo sapevo ed ero inizialmente un po', ad essere sincero, un po' preoccupato perché conosco questi ragazzi, hanno buona qualità, giocano insieme da parecchi anni e sapevo che era una partita abbastanza complicata. Siamo stati bravi a stare sul pezzo, come si suol dire, per tutta la gara e a portare a termine un risultato importantissimo. Adesso si pensa al Pistonina, non si pensa alla classifica, si pensa al Pistonina, mister. No, la classifica noi, ho detto ai ragazzi, non la dobbiamo guardare solo le partite che dobbiamo affrontare domenica dopo domenica e tirare il massimo da ogni gara, come se la partita che affrontiamo è l'ultima partita del campionato che ci serve a raggiungere un obiettivo. I ragazzi si stanno comportando bene, sono stati bravi anche oggi, ripeto, sono stati bravi anche in precedenza, nelle partite precedenti che abbiamo sviluppato tutti insieme questo pensiero e affrontiamo le gare domenica per domenica con grande Per determinazione. chiudere, il Sant'Agata oggi ha perso a Palazzolo, prima sconfitta, ma soprattutto terzo risultato senza vittorie. E il campionato ha preso la svolta, diciamo così, secondo Il lei? campionato secondo me se lo giocano in 3-4 squadre, Milazzo, Sant'Agata, Cireale e Palazzolo, queste sono le squadre che si giocheranno nel campionato da qua alla fine. Sta avendo un po' di flessione il Sant'Agata, ma stanno venendo forte su sia il Palazzolo che il Milazzo e per quanto riguarda questa zona di vertice saranno questi a giocarsi il campionato. Noi, come ho detto prima, dobbiamo fare il massimo e cercare di fare una buona posizione di classifica, ma soprattutto concludere questo campionato con dignità, con serietà e con grande professionalità.